Buonasera amici di Fuori Onda, siamo con il professore Luciano Rispoli, fondatore del neofunzionalismo e autore di diversi libri sullo stress. L'argomento della puntata precedente che abbiamo affrontato con lui riguardava lo stress di andare in vacanza, quindi come si dice, la scelta delle vacanze, la conduzione delle vacanze all'interno della famiglia, all'interno della coppia. Oggi ci siamo incontrati perché giustamente a settembre c'è un ritorno, c'è un rientro dalle vacanze e consideriamo lo stress del rientro dalle vacanze. Professore, a lei la parola. Grazie dell'invito e sì, sicuramente questo è un tema che riguarda tantissimi, tantissimi di noi, perché da una parentesi che è stata quella della vita nelle vacanze, tra l'altro credo normalmente sempre più breve, no? Sempre più breve un po', soprattutto in Italia, adesso ci si ritaglia un pezzettino. Di tempo, quindi questa parentesi finisce. Che succede quando finisce la parentesi? Ecco, c'è il rischio che finendo questo momento che dovrebbe essere stato, se le cose sono andate bene, se le persone funzionano, se hanno ascoltato i consigli che abbiamo dato, se hanno ascoltato i consigli, avrebbe dovuto essere sicuramente un momento piacevole e positivo. Ma che succede quando si ritorna al lavoro, ma anche al tran tran della vita quotidiana? Noi l'altra volta diciamo che quando c'è un cambiamento, c'è anche lo stress del cambiamento, ma c'è anche, se noi funzioniamo bene, il piacere di un cambiamento che ci fa uscire da una routine, no? Se uno funziona bene, quello è molto importante. Ma che cosa succede quando si ritorna a una routine? No? Questo è il punto. Si rischia di perdere quella sensazione, quel vantaggio, quella piacevolezza? Sì, si rischia, si può rischiare, allora lì finisce che poi si resta col rimpianto, ma forse ho fatto poco, potevo fare di più, oppure non ho utilizzato a sfondo, quindi si può cadere nel lamentarsi e nelle recriminazioni. Posso fare un Sì. appunto? Allora, io di recente ho parlato con una signora che fa l'informatore farmaceutico e mi ha detto, dice, sono stata 15 giorni in Trentino Alto Adige e quando vado lì io voglio stare in un posto dove devo solo dormire, mangiare, camminare, non mi voglio occupare di niente. Mentre io ho replicato dicendo: no, a me piace prendermi la casa, mi piace cucinare anche in vacanza, queste cose qua. No, dice io no, perché poi quando rientro tocca tutto a me, chi la vuole cotta, chi la vuole cruda. Quindi cosa succede quando una persona, in questo caso come la signora, sta 15 giorni e non fa assolutamente nulla, no? Si sente, come si dice, esautorata. Sì, allora, diciamo che c'è un punto fondamentale, un funzionamento molto importante che si chiama continuità positiva. Vale a dire, questo vale per l'infanzia, vale per tutta la nostra vita. Se qualcosa di positivo finisce, non vuol dire che finisce per sempre. Se noi invece durante la nostra vita e l'evoluzione, soprattutto da piccolini, abbiamo un po' perso questa continuità positiva, allora viene subito la sensazione che però adesso è tutta una cosa diversa e non è quella e ho perso le cose buone e vabbè. E allora diventa noioso cucinare, chi la vuole cotta e chi la vuole cruda. Ma la continuità positiva dovrebbe farci sentire, ovviamente se noi l'abbiamo conservata, proviamo anche un pochino con uno sforzo a recuperare questa continuità positiva. Significa che se una cosa bella è finita, ma è finita quella in quel particolare punto e momento, ma nella nostra vita ce ne saranno altre, molte, continue. Questo non vuol dire che uno deve pensare positivo come se fosse un utopista che dice una persona utopica che dice ah, tutto è bello. No, non dico questo. Però continuità positiva significa che si sa che ci arriveranno altre cose. Come si fa ad incrementarla? Primo consiglio, va bene? Andiamo subito a un consiglio. Come si fa a incrementarla? Si pensa da subito a progettare altri momenti.
È divertentissima perché dice, ma io adesso non posso più perché il lavoro, perché la famiglia. No, vabbè, progettare non è che ci vogliono intere giornate. In quei momenti, invece di pensare negative, le cose brutte, si comincia a progettare. Ti piacerebbe andare in quest'altro posto? La cosa bella che mi è piaciuta la vacanza la posso ritrovare lì? Posso trovare anche un'altra cosa bella in un altro punto, in un'altra situazione? Mi posso... E si progetta. Anche i posti, si può anche progettare i posti. E Certo, per esempio, a quindi... parte il posto, in 15 giorni qualche piccola abitudine, penso, anche una microba, si può anche modificare in famiglia, no? Nel caso Certo. in fattispecie il figlio ha 8-9 anni, se per esempio al bambino durante quei 15 giorni, sto facendo un'ipotesi, gli dici, Sì. senti, invece di continuamente farmi richieste, voglio il panino, voglio la briochina, voglio quella, arrangiati, no? Cioè dare questa, come per Se esempio. questo è successo durante le vacanze, se veramente questo bambino si è un po' arrangiato, allora questo può essere un fatto positivo. Però io dico che la persona che è tornata e che può sentire un po' la tristezza, la recriminazione, cade un po' nella sensazione negativa, invece questo progettare è come un sognare, ma non è un sognare di qualche cosa impossibile, un sognare di qualche cosa di prossimo venturo. E Certo, sì, questo no, ti le vacanze riporta... di Natale, per Ma esempio. certo, e ti riporto un'altra volta sul livello un po' vorrei fare così, vorrei fare... Quindi questo è molto importante perché ci ridà una continuità positiva, una cosa è finita, ma ce ne sarà un'altra. Se però io non la riprogetto, non la progetto un'altra, rimarrò nel pensiero negativo. Certo. Non so Io, per se... esempio, quando penso alle vacanze, perché d'estate non ne faccio mai vacanze. Penso sempre alle vacanze in funzione delle ricerche e delle scoperte che voglio andare a fare, cioè come continuità positiva mi do questo genere di input, no? Cioè, per esempio, il 3 di agosto dovevo andare a Piazza Armerina perché c'era uno spettacolo, dovevo intervistare questo regista. Il giorno sono rimasta lì a dormire, il giorno dopo sono andata a vedere i mosaici di Piazza Armerina perché non li vedevo da quando ero ragazza e quindi ho detto, mentre che ci sono. E l'ho progettato e ho scoperto delle cose. Allora poi se vado a Milano per dire ora che faccio la presentazione del libro, mi sto programmando che mentre faccio questo, chissà se ci sono dei mosaici o andare a vedere il Sì. Duomo, delle cose là. Sicuramente, questo è progettare. Ovviamente tu hai, diciamo, forse una situazione un po' più fortunata, nel senso che veramente devi viaggiare, ma anche se la persona deve fare la casalinga, deve fare l'insegnante in questa routine col bambino, con la bambina, comunque può progettare altri momenti, perché nella vita ci sono altri momenti. Può essere un weekend, può essere, non è detto che deve essere a Copenaghen, dove sono stato da poco pure io, quindi anche io sono un po' fortunato. No, non deve essere per forza questo, ma ci sono dei posti bellissimi vicino a dove noi abitiamo, ci sono cose da fare, ci sono... però il progettare ce le prefigura e quindi possiamo già cominciare a goderle senza sentire che manca qualcosa. Questo è un primo punto molto importante. Un Poi altro punto è che dobbiamo valorizzare quello che abbiamo fatto. Perché sennò vabbè, è finito 15 giorni, vabbè, è stato poco. No, un momento, 7 giorni, 15 giorni, quello che volete voi. 3 giorni, va bene, non credo che... Vabbè, insomma, comunque, valorizziamo. Come si valorizza? Con i ricordi, ma i ricordi... Cioè, non basta andare in un posto al volo di uccello, cioè ho fatto questa cosa e finisce. No, andiamo, la rivisitiamo, lo riguardiamo, le foto, i momenti, ne riparliamo con chi siamo andati, i figli, il marito, la moglie, l'amico, l'amica. Cioè, rivalorizziamo, diamo vita a questo momento, che diventa quindi prende uno spazio importante, bello nel nostro cuore, nella nostra anima, e ci nutre, e ci nutre. certo. Certo, e poi finito quello, ma ce ne saranno altri, però se non rivalorizziamo quello che abbiamo vissuto, finisce che alla fine vogliamo sempre un altro. Questo succede, sai dove succede a volte? No, evidente in alcuni ragazzini, ragazzini, bambini, bambini. Sì. Finisce una cosa, basta, non conta più niente, e voglio un'altra, e poi ne vuole un'altra, e poi ne vuole un'altra. Non sta valorizzando Certo. non solo quello che sta vivendo in quel momento, ma anche quello che ha già vissuto.
Non può essere che c'è questa fame, questo desiderio famelico di avere sempre altre cose. Momento. Per esempio, educarci anzi a stampare le foto e metterle in un bell'album, no? Insieme ai bambini. Una volta si faceva così: uno andava in vacanza con la macchina fotografica, non poteva rivedere le foto, quindi non sapeva quello che aveva fatto, andava dal fotografo con il rullino, poi uno tornava a casa, aveva le belle foto, prendeva e se le metteva negli album, giusto? Perfetto. Quelli begli album, no? Quelli là, quelli antichi proprio, perché ora c'è questa tendenza di recuperare. Se io ti apro il mio armadio, ti faccio vedere gli album che io cerco di fare. Ovviamente, adesso ci sono centinaia di foto, migliaia di foto, quindi selezionarle è un po' difficile, però nel momento in cui tu vai a selezionarle, già rivivi un certi momenti, Certo. già te li rigodi un'altra volta. Se tu li tieni sul cellulare o sul computer, magari non li vedi mai. L'album è stupendo, un'ottima indicazione. E quello diventa un qualche cosa che tu ti puoi rivivere. E dici, ti ricordi, ah, che bello questo qua, questo quanto era bello. E allora questo momento vissuto prende volume. Capito? Volume significa che diventa qualcosa di consistente, importante e non ci fa sentire una mancanza, ci fa sentire una pienezza, che Certo. così dovrebbe essere. E questo è un altro Poi suggerimento. se di peggio si può fare anche il filmino e invitare gli amici a una serata a fare vedere il filmino delle vacanze, se non ti uccidono. Poi. Sì, sicuramente. Io ti dico, su questo però devo fare una battuta, cioè, devo fare no, no, una battuta, devo dire, no? Facciamo l'esempio dei filmini del matrimonio. Allora, quando mi invitano a vederli, una noia mortale, perché sono delle cose lunghissime. È vero. Cioè, invece di andare sui momenti, no? Perciò quando tu poi fai le foto, si faceva una volta le foto, vabbè, tu dovevi scegliere bene, non è che potevi fare 2000 foto, no? Questi filmini adesso proprio a volte sono una sbrodolatura continua. E allora tu vedi gli amici invitati che non ce la fanno più a un certo punto. Perché l'intelligenza sarebbe, invece di spendere 5000 euro per il fotografo che ti fa un filmino che non vedrai mai più, magari metterti tu e comporti un video che però è essenziale, Certo, ci dovrebbe essere. sì. Invece perché il fotografo te lo fa durare 2 ore? Ovvio, no? Perché se lo fa pagare. Certo, ma poi guarda, oggi fanno. Io sono andata a un matrimonio di Tea venerdì scorso, una nostra collega. E questi all'americana, un matrimonio bellissimo, bellissimo. E praticamente i fotografi fotografavano in continuazione, come si usa ora, in continuazione, in continuazione, in continuazione, in continuazione. Mi devi credere, a me mi sono abbassati tre scatti, proprio tre, funzionali, ecco, ci sta bene la parola, che sono così belli, così intensi, che non. Perché così, cioè, anche in questo discorso della foto, come dici tu, è il momento che tu prendi dell'intensità che tu Esatto. cogli, del rapporto di complicità che c'è in quel momento della coppia. Che bello, no? Quindi anche questo scattare in continuazione, riprendere in continuazione, come se praticamente qualsiasi cosa facciamo possa avere un valore assoluto, e poi magari il momento quello bello giusto te lo perdi, ecco, in questo. Bravo. E lo stesso vale per quando si va in vacanza. Ma non può essere che tutto il tempo tu qualunque cosa te la fotografi e alla fine non ti godi il momento proprio vivo, no? Reale, di contatto profondo. Foto, foto, foto. Cioè, ti sei vissuto il tutto attraverso le foto. Sì, le foto devono servire per il ricordo, per rivivere, per condividere anche con le persone care, ma devono essere quelle, cioè tu devi andare a vedere un panorama in una bella città, non è che devi fare foto 200, 300, 400 foto di tutti i panorami, anche perché non le vedrai mai più, non le vedrai 400 No, volte. assolutamente. Assolutamente. Non ci prolunghiamo in questo, però questo è importante, sia quando sei in vacanza, sia dopo.
i momenti fondamentali, i momenti belli. Lì poi bisogna scegliere. Se ci sono tante foto, si capisce, si fanno tante, quale, a un certo punto una sarà la migliore. Ok, però scegliamola, buttiamo il resto, scegliamole, poche, poche, perché per fare gli album, come dici tu, ci vorrebbero praticamente un quarto di album, non di più, per ogni anno. Sì. Questo come consiglio, perché se tu fai un album per ogni anno, alla fine non ce la fai più. Diventa una cosa mastodontica, certo. Dovrebbero essere capolavori, nel senso che dice, se faccio delle riprese o faccio dei viaggi così fantastici. Beh, vabbè, sì. Altrimenti, se tu fai questo, a parte che perderai tutto, cioè la tua vita sarà fare album, perché sono migliaia di foto, ma a parte quello, poi devi fittarti un locale per mettere gli album. Va bene, stiamo scherzando, però in parte questo è vero. Allora, io darei altri due consigli, se mi permetti, ma vorrei che anche tu dici, ma magari mi commenti su quelle Sì, cose che facciamo, sì, come fa stiamo facendo? dici. Un primo, naturalmente tutto questo nasce dalla psicologia funzionale che ci fa vedere i nostri funzionamenti. La cosa interessante è questa, non sono opinioni, non sono No, infatti. delle cose messe così. Sono delle visioni di nostri funzionamenti attraverso quelle che è la teoria della psicologia funzionale del neofunzionalismo che ci permettono di capire quello che serve a noi, le cose che ci fanno bene, le cose che non ci fanno bene. Quindi diciamolo perché no, sembra che vabbè, uno dice una cosa, uno dice No, un'altra. no, certo, aspetta, così parlo io dei quattro piani. Cioè, nel caso in fattispecie, se vogliamo parlare delle foto, no? Per così, per completare, Sì. i quattro piani funzionali vengono attivati tutti e quattro, no? Perché c'è il ricordo e quindi la parte quella cognitiva. Il discorso del movimento, quindi che ha a che fare, no, a livello posturale, perché comunque ti rivedi sia la tua postura quando fai la foto e sia quello che viene fatto come lavoro nel momento in cui devi andare a farlo, quindi la parte emotiva perché è quella che ti trascina, no? Perché comunque sia rivivi le emozioni che hai fatto, sia quando hai fatto le foto e sia quando le vai a sistemare, e poi c'è la parte fisiologica che chiaramente e in correlazione alla parte emotiva. Ci sta? Ho detto giusto? Ho detto giusto? Segnato. Certamente. E quindi questi funzionamenti, che sono i funzionamenti fondamentali degli esseri umani, ci guidano. La teoria dei funzionamenti, che io ho chiamato esperienza di base in tutto, diciamo, soprattutto nell'età evolutiva, ci guidano a capire cosa veramente ci fa bene e cosa no. Uno di questi è le continuità positive. Un altro che vorrei toccare adesso è amarsi. Cioè, vabbè, ma è ovvio, tutti siamo in un momento, tornando da una situazione di vacanze, e quindi quella che tu hai citato, che adesso no, non voglio fare niente in vacanza perché poi adesso quando torno sarò costretta a blu 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 blu, quella la vuole cotta e quella la vuole cruda. Amarsi significa quando noi torniamo facciamo un po' di attenzione a farci delle cose buone per noi, facciamo un po' di attenzione, invece di tuffarci subito nel dovere, che va bene, ci sarà, non c'è dubbio, ma pezzettini di tempo vogliamo dedicare a farci qualcosa di più che nella vita, diciamo, proprio dopo le vacanze, diamoci qualcosa di buono. Che cosa può essere? Ma può essere un cibo, una bevanda, un coccolarsi dal parrucchiere, non lo so io, comprarsi una piccola cosa piacevole. Non si tratta di spendere tanti soldi, ma fare qualcosa per sé. Che questo ci riempie un po' rispetto poi a essere immediatamente immersi nel cosiddetto dovere, controllo. Il piacere, queste sono due esperienze di base importanti, amarsi e il piacere. Ci sono delle cose che ti piacciono, che non sono nella vacanza, ma che puoi avere nella vita di ogni giorno qui. Facciamocele quando torniamo dalla vacanza. Ci dà, ci dà. Se per lei, per esempio, era importante farsi queste belle passeggiate, si possa ritagliare anche un quarto d'ora, no, di Oh. passeggiata ogni giorno, anche se dice, sai, arrivo alla villa e torno, no, per dire. Però è quello Beh. un momento suo, come se fosse una piccola vacanza quotidiana, questo. Brava. E per esempio, ti faccio un altro esempio, qua dal balcone vedo dei tramonti bellissimi, siediti o in piedi come uno,
sul tuo balcone, quindi non devi andare in Trentino e nelle Dolomiti, e ti guardi un tramonto mentre stai lì, non devi fare niente. E quanto dura? Poco, quindi lo puoi fare, però ti rimergi in quelle cose che ti fanno piacere. Questo potrebbe essere un altro consiglio. E no, dimmi, stavi dicendo una cosa. No, no, perché il termine vacanza poi, che cosa significa? Uno poi se lo dimentica, no? Significa vacuo, evacuo, no? Quindi è quello che dici tu sul tramonto è perfetto, perché non si tratta di fare qualcosa. La vacanza significa non fare niente, cioè niente nel vero senso della parola, di farsi riempire dall'esperienza più che altro, Sì, penso, o no? moltissimo, moltissimo. E quindi bisogna anche avere questa apertura delle sensazioni, questo non correre. Assolutamente, bisogna un po' proprio stare, godersi, eccetera. E questo ci riempie. E quando ci siamo riempiti, noi possiamo rigenerarci e affrontare un sacco di cose che possono essere meno gradevoli, meno piacevoli, più dei doveri. Però ci siamo riempiti, siamo rigenerati. Rigenerare è molto importante. E non è che dobbiamo per forza andare a fare 10 mesi di yoga, scusate, non è... Non No, l'ho capito. Ignora verbi, cioè non voglio offendere nessuno, però non abbiamo bisogno di quello per rigenerarci, perché altrimenti sarebbe difficilissimo. Sì, noi ci rigeneriamo con queste piccole cose di piacere, con questi momenti in cui assorbiamo, in cui sentiamo le sensazioni, siamo troppo fuori dalle nostre sensazioni. L'ultimo piccolo suggerimento che vorrei dare sono, l'ho scritto in diversi libri, sono le cosiddette micropause. Allora, le micropause nelle nostre attività lavorative, però, la micropausa nell'attività lavorativa. Che cosa vuol dire? Vuol dire che non è necessario, anche ancora una volta, dire: ah, mi devo riprendere un'altra settimana perché devo fare una pausa lunghissima perché sono stanco, stressato, non ce la faccio il lavoro. Le micropause ci permettono di prevenire la condizione di stress. Si chiamano micro perché sono piccoline. Non c'è bisogno di fare, ripeto, per forza, ah, devo fare ancora 4 giorni, no, devo andarmene via, mi devo allontanare. Le micropause sono durante la giornata lavorativa. Poi lavorativa si può significare pure a casa, eh? Sappiamo benissimo che a casa a volte si lavora di più che quando andiamo al lavoro. Ma insomma, le micropause sono questi momenti. Cioè ci si ferma un attimo, proprio ci si ferma, sì, quello ci vuole la micropausa, devi fermare un attimo l'attività, non guardi il computer, ti alzi, dico il computer per fare un esempio, ti alzi un attimo, ti stiracchi, fai grandi sbadigli, non lo sappiamo fare i sbadigli, impariamo, facciamo con la bocca aperta, respiriamo bene, piano piano gli sbadigli arrivano, ci allentiamo facendo anche dei movimenti morbidi. A volte possiamo fare due saltelli, possiamo scrollarci un po' così, no? Scrollarci così, ma dopo questo, che dura pochissimo, ci riemergiamo nella nostra attenzione, perché chiaramente qualunque attività facciamo, o casalinga o di lavoro fuori, che poi sempre anche la casalinga è il lavoro, noi dobbiamo stare molto attenti. Allora, in questo modo noi abbiamo un'attenzione più morbida. Non continuativa e ogni micropausa ci rigenera. Sapete che anche questo l'hanno scoperto anche sul discorso sonno, no? Penso che tu lo sappia, cioè anche i microsonnellini, che sono proprio di pochi minuti, hanno una capacità rigenerativa importante. Questo l'hanno scoperto a livello di neuroimaging, di neuroscienze. E le micropause sono così. Però le micropause ve le possiamo far fare perché il microsonnellino non è tanto semplice. Io ci ho provato anche in ufficio, no? Sai, quelle cose quando si metteva quegli occhiali con gli occhi aperti, no? Quelle cose là che tu dietro stai così, stai fermo, bloccato. Cioè, mi hanno sgamato, no? Mi hanno sgamato. Infatti, ma le micropause invece sono importanti. Spesso facciamo lavori sedute, no? Non tutti, per carità, ci sta chi per strada fa dei lavori di costruzioni, operai, eccetera. Ma anche lì, se ci pensi, una Sì. micropausa si può fare, perché non siamo ai tempi dello schiavismo, per
cui appena tu ti fermavi pure dei galeotti, In questo quei famoso tempi terribili articolo. galeotti che andavano a costruire le ferrovie, appena No, si certo. fermavano arrivava quello con la Allora, frusta. ma scusa, tu che vieni, sei di Napoli e io che sono di Catania, quando ci sono questi lavori in corso, come dici tu, io non so da voi, ma da noi ci sono almeno 3 persone. Uno lavora, gli altri due lo guardano. Ora, da sempre, no, messi così, ma se tu stai un pezzo, no, che sei in fila in macchina e vedi questa situazione. Per cui c'è chi lavora in questo caso e chi fa la pausa, cioè da questo punto di vista, perché loro guardano e fanno questo Diciamo, lavoro. non lo facciamo diffondere tanto questo, che poi dicono sempre arriviamo sulle stereotipie del sud, capito? Noi nel sud veramente lavoriamo tanto perché sai benissimo che molte persone devono fare un doppio lavoro perché non ce la fanno È una a battuta, però sì, lo so, lo so, lo so. immagino che con questo caldo lavorare fuori per quanto riguarda, che so, i lavori nelle strade, penso che io già in questo momento sono un bagno di sudore e siamo solo seduti al computer, perciò pensa. Invece ti Esatto. volevo dire un'ultima cosa prima di chiudere, che leggevo in questo articolo che tu avevi fatto a proposito dello stress, no? La differenza tra eustress e distress l'abbiamo detta più volte, quindi che c'è uno stress buono e uno stress cattivo. Però quello che mi era piaciuto, sempre per il discorso del ritorno, quando tu hai un impegno importante, tu consigli di lavorare tantissimo fino al giorno prima, quello che ho letto, e poi il giorno, diciamo, stesso, no? Prima di andare a fare il lavoro, che cosa che consigli? Perché mi è piaciuta molto questa puntualizzazione. Che cosa bisogna fare? Allora, da una parte, proprio smettere di pensare a quello che devi fare. Verrà anche un vuoto. Spesso questo si fa con gli esami, con gli esami questo è tipico. Assolutamente non studiare la notte prima degli esami, c'è pure il film. No, la pausa completamente, non ci pensi proprio più, te lo dimentichi in un certo senso, no? Cioè, e se in quel momento uno ti dice, ma tu sei preparato? Non mi ricordo niente. No, non è vero. Lasciamo da ma anche se c'è un impegno importante, un incontro importante, un colloquio di lavoro, no? Ci possiamo preparare, ma a un certo punto ci si ferma completamente. Ci si ferma completamente e quindi quando si arriva poi veramente al momento in cui dobbiamo essere concentrati, se noi siamo stati capaci di allentare, il punto è sempre quello, purtroppo. Se noi siamo capaci, la concentrazione è fatta da curve così, no? Vi faccio vedere un po' graficamente la curva col dito. Allora, noi dobbiamo essere a volte molto attenti, giustamente, concentrati e attenti, ma poi dobbiamo avere momenti di grande allentamento, altrimenti se restiamo sempre lì, andiamo completamente in tilt e andiamo nello stress negativo cronico e negativo. Quindi questo allentamento è molto importante. Cerchiamo di farlo con le micropause oppure confermare completamente una preparazione a un esame. Io vi racconto un episodio mio, se volete, molto significativo. Uno dei momenti in cui mi hanno intervistato sul TG3. Sì, mi pare che era il TG3. Io stavo, mi invitano alla sede di Napoli, va bene? Mi fanno entrare in una stanza da solo, io ero ancora un po' giovane, però già conoscevo la serie di tecnici, da solo, e c'è un regista che si vede lontano, una finestrella, di cui senti solo la voce, che dice, senta professore, poi a un certo punto dal monitor sarà chiamato per l'interesse. Comincerò l'intervista. E dico, ma... no, lei lo vedrà nel monitor. Ma... nel monitor. E comincio tutta una serie di cose, comincio a sudare, dico, ma io adesso mi vado a riguardare quello che volevo dire. Perché poi mi dice, lei avrà soltanto 2 minuti. Avuta. Io da solo, in questa stanza, senza nessuno che mi dicesse, adesso cominciamo, le facciamo la domanda. No, da Roma le faranno 2 domande. Ah, ok. Quindi lei sta lì e a un certo punto arriveranno 2 domande. Che cos'è un istituto psichiatrico? Capito? C'è una cosa, cioè io che sono stato abituato a fare altre interviste, beh, in quel momento mi è venuto proprio una cosa di ansia, perché erano tutte condizioni molto stressanti.
Beh, ragazzi, vi devo dire che a un certo punto io mi sono detto, Luciano, ma tu conosci bene le tecniche, tu le hai pensate, tu le hai create, come fai a fare? Allora, poso l'agenda dove volevo rileggere, capito? In maniera ossessiva e compulsiva, volevo rileggere le cose che dovevo dire, le cose che dovevo dire in 2 minuti. Mamma mia, per carità. Ho smesso e ho cominciato a fare grandi sospiri diaframmatici, che sono quelli che portano la vagotonia. Dovremmo imparare tutti a fare un respiro diaframmatico profondo. Naturalmente con quello mi sono venuti gli sbadigli, quello da là mi guardava dicendo questo. Il regista mi guardava dicendo questo. Sto facendo un pezzo di top. Che cavolo. Quando quello da Roma a un certo punto interviene subito così, io calmissimo ho risposto. Cosa hanno detto la gente che ha visto l'intervista? Ma tu eri stupendamente calmo, hai chiarito le cose benissimo, preciso, capito? Io stavo andando nel panico, capito? Anche io, cioè, posso andare nel panico, però c'è il modo per poterlo veramente prevenire, assolutamente. Perché se tu resti lì con quel pensiero, con l'agitazione, ovviamente, alla Certo. fine non rendi. Quindi il Quindi messaggio finale è questo, comunque sia, che tornando dalle vacanze si deve trovare uno spazio di questa continuità positiva, di questa vacanza, di queste sensazioni, di questi ricordi, di queste memorie, queste cose belle, da portarsi sempre ogni giorno, anche attraverso le piccole pause. Com'è? benissimo, Benissimo. benissimo. E imparando ad allentare. Veramente, mettiamoci tutti. Che ne so, un giorno faremo un corso sull'allentamento, magari online, che dici? Va Perché bene. veramente dovrebbero tutti quanti imparare ad avere questo allentamento che è fondamentale per ritrovare poi la concentrazione e non il peso della ripresa dell'attività e della concentrazione. Sì, quello che deve tornare in assoluto, che è quello che voglio che arrivi come messaggio, è che all'eccessiva concentrazione, come dici tu, deve alternarsi un eccessivo allentamento, perché invece noi siamo convinti che quando siamo sempre presenti, sempre con la fissazione del controllo, no? Questo discorso, soprattutto le donne che hanno questo discorso del controllo, poi alla fine perdono colpi da morire, cioè proprio totalmente. Invece, se tu hai questa sensazione, questa continuità, un colpo del controllo, un colpo dell'allentamento, un colpo del controllo, un colpo dell'allentamento, puoi tenere più sotto controllo più cose, ecco. Esattamente, esattamente, brava, perfettamente così. E Ecco. su questa frase, che dici? Sì, su questa frase finiamo assolutamente. Questo era il messaggio che dovevamo mandare. Salutiamo Salutiamo tutti, li ringraziamo Roberto. di aver assistito a questa nostra chiacchierata, eh? E che ne so, alla prossima volta.